Prima gara stagionale Arezzo Turris, primo turno della Team Cup, il presidente La Cava che parla con Pieroni, c'è anche Testini, Turris che milita nel campionato di Serie D, sicuramente un ottimo organico per questa categoria. C'è Piero Mancini, come spesso accade nell'ultimo anno, a vedere l'Arezzo. Il presidente La Cava insieme a Testini e Pieroni fanno la consueta passerella sotto la curva Lauro Minghelli, La Cava che esprime il proprio calore nei confronti della tifoseria, una buona tifoseria quella che riempie la curva Lauro Minghelli. C'è anche il pubblico della Turris, non male anche qui lo spaccato nella curva nord. Come sempre il calcio d'agosto è imprevedibile. Viste le assenze, Di Donato manda Borghini sulla corsia difensiva, gioca centrale Burzigotti con Baldan, per il resto 4-3-3 con Cutolo, Belloni e Rolando in attacco. Si comincia, Arezzo che cerca il passaggio del turno per sfidare il Crotone. Dopo un minuto però c'è subito un lancio per lo scatto di Longo che entra in area tutto solo, sopra la traversa, sopra la porta di Pissardo. Insiste ancora la Turris, sempre con il tentativo di Longo che poi si rialza, ancora Longo, c'è questo contatto con Borghini, chiede il rigore Longo per l'arbitro Moriconi di Roma, non c'è nulla. Prova a farsi vedere l'Arezzo, Belloni riesce a far partire il cross, messo fuori, arriva in corsa Foglia, palla che però non trova la porta del l'estremo difensore Cefariello, classe 2000. Cutolo prova le sue finte, Cutolo prova ad andare via, trova una deviazione, quella di esempio, cioè solo calcio d'angolo per l'Arezzo in questa circostanza. Siamo nel secondo tempo, Alma anche qui dopo un minuto, la parata di Pissardo e poi viene fischiato però fuori gioco a Longo. Corridoio laterale per Belloni che entra in aria, Belloni, Belloni, Belloni dal fondo, non trova nessuno però, soprattutto Rolando che non può arrivarci. Belloni, cambio di gioco verso Sereni. Sereni osserva, parte il cross, la palla filtra, arriva Belloni col sinistro. L'Arezzo sblocca e passa in vantaggio. Il primo gol ufficiale della stagione dopo 11 minuti del secondo tempo lo firma Niccolò Belloni, che ha giocato sicuramente un'ottima partita. Rivediamo il traversone di Sereni, la palla passa, sinistro di controbalzo di Belloni che batte Cefariello. L'esultanza della curva Lauro Minghelli. Di Donato suona la carica, al 20° esce Rolando ed entra Zini per l'Arezzo. Qui c'è il secondo giallo della serata per Sereni. L'Arezzo rimane in 10 al 29° del secondo tempo. Samuele Sereni, fresco dunque di nuovo contratto con l'Arezzo, deve abbandonare la partita con circa un quarto d'ora d'anticipo. Alla mezz'ora esce Buglio ed entra Maestrelli, giocatore ex Albissola, e fa il suo debutto anche Chedira, arrivato via Parma dopo l'esperienza alla San Giustese con 10 gol realizzati, prende il posto di Cutolo. Qui siamo nei minuti finali, 47°, proprio Chedira, dialogo con Zini, la palla carambola sul fondo, finisce qua, finisce con l'Arezzo che batte la Turris 1-0, supera dunque il primo turno di Team Cup, la gioia di Di Donato che va a abbracciare Belloni, anche Burzigotti particolarmente contento, e dunque l'Arezzo andrà a giocare a Crotone nel secondo turno, e se le cose andassero bene ci sarebbe poi sulla strada Amaranto la Sampdoria. Un Arezzo che soprattutto nella ripresa è riuscita a centrare questa qualificazione. No, la cosa più importante oggi è portare a casa la qualificazione, perché la prima partita dell'anno è sempre quella più difficile, quella che nasconde insidie dietro l'angolo, basta vedere anche i risultati delle altre partite. E noi abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo forse siamo stati troppo lenti nel girar palla, e permettevamo alla Turris di ricompattarsi e giocare sui nostri errori. Il secondo tempo siamo stati più veloci, abbiamo utilizzato l'ampiezza del campo e alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato importantissimo. Cosa è piaciuto di più allora?
Ma sicuramente il secondo tempo. Il primo tempo eravamo, come ho detto, eravamo troppo lenti di manovra e di pensiero. Il secondo tempo siamo stati molto più veloci e il gol è stato una bella azione con doppio cambio di gioco e poi Nick ha fatto quello che sa fare. Adesso c'è il Crotone anche, insomma, col sogno di andare ulteriormente avanti e regalarsi una soddisfazione. Ma perché no? Noi adesso torneremo a lavorare, a preparare nel miglior modo possibile la partita di Crotone. E sarà la seconda nostra partita, quindi i meccanismi saranno migliorati o più, e sarà la nostra seconda partita. Andiamo a Crotone appunto per fare una buona gara e regalarci appunto la Sampdoria.